Ciao a tutti, sono Piera e benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare un book tag che ho visto sul canale di Franz The. Io li vedo tutti da lei, i book tag, adoro come risponde, mi sta troppo simpatica, vi lascio il suo canale nelle schede e nell'info box. Ma bando alle ciance, il book tag è The Classic Book Tag. Bene, parliamo un pochino di classici, queste cose che di solito leggi solo perché ti vengono obbligate a scuola, almeno per i miei vecchi compagni di classe era così. Per me no, mi sono sempre piaciuti. Problemi miei. Ma cominciamo subito. Allora, la prima domanda è un classico famoso che a te invece non è piaciuto per niente. Qui verrò linciata, ma mi sembra di averlo già detto nel Guilty Reader Book Tag, vi lascio anche quello qui sopra. È Frankenstein. Non mi è piaciuto, cioè proprio l'ho trovato noioso, pedante, lamentoso, una cosa terribile. E l'ho dovuto leggere sia in italiano che in inglese, perciò non solo una volta, l'ho letto ben due. Quello sì, sono stata costretta dalla scuola, perché per mia iniziativa personale non l'avrei mai letto. Preferisco di gran lunga il film di Mel Brooks, Frankenstein Junior. Perciò per me Frankenstein è stata un'agonia, proprio un'agonia. Mi ricordo ancora la fatica nel continuare a dover leggere questo pesante libro. Sconsigliato. Per me è completamente sconsigliato. Passiamo alla seconda domanda. L'epoca storica dei tuoi classici preferiti. Allora, diciamo che non ho un'epoca storica comune ai miei classici preferiti, perché diciamo che Jane Austen è di un periodo e alcuni miei libri preferiti considerati classici sono di Jane Austen. Orgoglio e pregiudizio, Northanger Abbey sono ambientati in un periodo storico. Poi, per esempio, I Tre Moschettieri, che è un altro dei miei classici preferiti, è ambientato in un altro periodo storico, e Anna Karenina è un altro dei miei classici preferiti ed è ambientato in un altro periodo storico ancora, perciò per me è difficile dare un'epoca storica preferita. Diciamo che più o meno le epoche storiche narrate nei classici mi piacciono più o meno tutte. Diciamo che però per I Tre Moschettieri è un'eccezione per me, visto che quell'epoca storica non è delle mie preferite in assoluto, però narrata da Dumas mi è piaciuta moltissimo. Poi, terza domanda. Qual è la tua favola preferita? Non ne ho una in particolare, diciamo che da piccolina mio padre mi leggeva moltissimo delle fiabe russe, delle quali però non mi ricordo i nomi, ma le fiabe russe erano le mie preferite in assoluto. Poi però mi piacevano anche quelle di Andersen, anche perché non finivano mai bene. La Sirenetta si trasforma in spuma del mare, che bello! Già da piccola ero sadica, ma vabbè. Non so, Cenerentola, gli tagliano le dita dei piedi alle sorellastre, che figata! Cioè, già da piccola ero proprio strana, però diciamo che tutte quelle storie classiche mi piacciono molto. Un'altra fiaba invece che ho trovato molto molto bella è Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, se si pronuncia in questo modo. Anche quella mi è piaciuta moltissimo, però non so se è considerabile una fiaba. Penso di sì. Ditemelo voi. Quarta domanda. Qual è il classico che ti imbarazza di più non aver ancora letto? Moby Dick, mi imbarazza un sacco non averlo letto, anche perché l'ho rivalutato un sacco nell'ultimo periodo, fino a qualche anno fa non avrei mai voluto leggerlo, non so, non mi era come se non mi prendesse come storia. Adesso invece sono un sacco curiosa di leggerlo e non ho Moby Dick, cioè non ce l'ho, non lo trovo a casa, pensavo di sì, invece non c'è e quindi questa cosa mi sta rodendo un sacco, però Moby Dick è uno di quelli che mi imbarazza di più. Un altro che mi imbarazza un sacco non aver ancora letto è Cime Tempestose di Emily Bronte, che ce l'ho qua in libreria e non ho ancora trovato il tempo per leggerlo. Cioè, più che il tempo, diciamo, la voglia di prendere quel libro e leggerlo. Cime Tempestose proprio mi imbarazza un sacco non averlo ancora letto perché è qua, mi interessa un sacco leggerlo, però non riesco a prenderlo e dire, boh, ok, adesso leggo questo. Non mi manca quella cosa e questo fatto mi imbarazza un sacco.
Quinta domanda. Un classico che vorresti leggere il prima possibile. Come detto qualche secondo fa, Cime tempestose è proprio quello che vorrei leggere il prima possibile, perché sento proprio il fatto che mi manca aver letto quel libro e perciò lo leggerò il prima possibile, lo prometto. Sesta domanda. Un libro o una serie preferita basata su un classico? Allora, ammetto che i riracconti, le cose basate sui classici non mi piacciono per niente, li trovo abbastanza stupidi come cose da fare, però se sono trash allora vanno benissimo. Infatti, l'unico libro che ho letto che è stato scritto riprendendo un classico è Orgoglio, Pregiudizio e Zombie. Lo so, è una stupidata colossale, è proprio uno di quei libri stupidi che però io ho voluto leggere perché appena ho visto che era stato pubblicato lo volevo assolutamente leggere. L'ho letto sul Kindle, figuriamoci se lo compravo, non esiste, cioè no. Non ho speso dei soldi per quella stupidata, però bellissimo, cioè una di quelle trashaggini fighe ma fatte bene. Le sorelle Bennet che sanno combattere le arti marziali, cioè ma quando mai? A me non sarebbe mai venuta in mente una cosa del genere ed è geniale. Scusate, io adoro le cose trash, cioè le cose trash sono bellissime. Poi, passiamo alla settima domanda, che è un pochino più seria. La tua versione preferita in forma di film o serie TV basata su un classico? Allora, basata su un classico classico, effettivamente come film, mi è piaciuto moltissimo il film di Orgoglio e Pregiudizio, quello con Matthew McFadden e Keira Knightley. L'ho apprezzato molto di più rispetto alla serie TV con Colin Firth. Quella serie TV non sono riuscita a finirla, lo ammetto, perché andava completamente fuori tema rispetto a tutto ciò che succedeva nel libro, è stata ampliata, ma secondo me non è stata ampliata bene e l'ho trovata un po' scialba. Invece il film di Orgoglio e Pregiudizio, quello con Keira Knightley, pur non seguendo perfettamente il libro, perché certe parti le ha tagliate, certe parti le ha modificate, però la recitazione mi è piaciuta molto di più, le ambientazioni erano molto migliori rispetto a quelle della serie TV. Perciò quello ve lo consiglio moltissimo. Una serie TV che però non è basata su un classico, è basata su tanti classici dell'Ottocento, è Penny Dreadful. Bellissima, non ne ho mai sentito parlare da nessuno ed è una delle serie TV che io ho apprezzato di più. L'ho vista veramente in pochissimo tempo, c'è cioè su Netflix comunque se volete. Vi lascio il trailer qui sotto se trovo un trailer. Comunque è veramente fatta bene ed è veramente bella. Mette assieme un bel po' di classici, ma non i classici quelli tipo Orgoglio e Pregiudizio, i classici un pochino più macabri, un pochino più dark, diciamo, e ne crea una serie che secondo me è veramente bella, fatta bene, recitazione fenomenale. A me è piaciuta da matti, come penso si sia capito. Poi il peggior adattamento cinematografico di un classico. E qui non posso non citare Il ritratto di Dorian Gray. Non mi ricordo di che anno sia quel film. So solo che ho detto, boh, dai, proviamo a vedere com'è. No. Ho letto Il ritratto di Dorian Gray per scuola alle superiori e non mi era piaciuto. Ho detto, boh, vabbè, guardiamo il film. Tanto sai che cosa succede più o meno. Non fatelo mai, non guardate mai quel film, è terribile, cioè una cosa più oscena non potevano farla, non c'entra assolutamente niente con quello che succede nel libro, non c'entra niente con la storia, è proprio una boiata colossale. Un altro film che è stato fatto veramente male, però è trash e quindi è bello, no, non è vero, è proprio, cioè, non c'entra assolutamente nulla con i Tre Moschettieri, è appunto il film del 2011 che è stato fatto sui Tre Moschettieri. Non c'entra nulla con il libro è uno dei miei classici preferiti, non c'entra niente, cioè è proprio un'altra cosa, ci sono solo i personaggi che hanno gli stessi nomi dei Tre Moschettieri, ma è proprio tutta un'altra cosa. Non so chi sia venuto in mente, ma è terribile, c'è Orlando Bloom, Matthew McFadden, Luke Evans, cioè comunque, grandi nomi, però è fatto malissimo, è terribile. È bella la storia,
Ma non c'entra niente con i tre moschettieri. Se dovete fare una cosa, scrivete che è un'altra roba, non Based on, perché non è basato proprio sui tre moschettieri. Avete preso i nomi e li avete infilati in un film ambientato nella Francia settecentesca. Francia, poi. Non si sa perché sono in Italia, non si sa perché sono in Inghilterra, non si sa perché ci sono delle navi volanti. Sì, navi volanti, vabbè. Progetti segreti di Leonardo, cose. No, boh. È uno dei peggiori che siano stati mai fatti. Almeno nel ritratto di Dorian Gray qualcosina c'era, qui proprio non c'è niente, ci sono solo i personaggi che hanno gli stessi nomi. E basta, proprio terribile. Sono più belle le storie di Topolino basate sui classici e ho detto tutto. Anche perché io quelle le ho tutte e le adoro. Ma passiamo oltre, disagio finito. 9. La tua edizione preferita per collezionare classici. Allora, io i classici li ho sempre letti nell'edizione di Repubblica, che era uscita più o meno, penso, all'inizio degli anni 2000. I miei genitori li hanno presi tutti quanti. E io l'ho sempre letto, li ho sempre letti in quelle edizioni. E sono delle edizioni fatte veramente molto molto bene, curate, sono in copertina rigida, vellutata e sono chiusi all'interno di un cofanetto di cartone, su cui davanti c'è una piccola fotografia, il titolo del libro e basta. Sono molto carine, non sono granché, però essendo quelle in cui io ho letto i classici, sono neanche le mie preferite. Ho visto che la Burr sta pubblicando dei classici in versione illustrata e l'ho scoperto in realtà più grazie a Franze dal suo video che effettivamente era in libreria, perché in libreria ho sempre visto solo quelli di favole, non pensavo che stessero pubblicando anche i classici, però stanno pubblicando anche i classici. Sono molto carine. Però sono molto pesanti, cioè proprio pesanti. Ne ho presa in mano una ed è veramente pesante perché le pagine sono satinate, perciò sono pesantine. E effettivamente per il prezzo che hanno non ci sono così tante illustrazioni, quindi non so effettivamente se ne vale la pena. Sono molto belli da vedere però perché le copertine sono fenomenali. E ce n'è una in particolare che mi ha colpito, che è il cappotto e il naso di Nikolaj Gogol, che è illustrata da Altan. A me Altan piace da matti, però quella è fatta veramente bene. Sono molto carine le illustrazioni e mi sembra anche che sia quello che costa di meno. E essendo anche quelle delle fiabe che a me piacciono tantissimo, fiabe, dei mini racconti che piacciono tantissimo, su quello forse ci farei un pensierino. Ma sugli altri, Passiamo all'ultima domanda, cioè la decima. Un classico sottovalutato che consiglieresti? Allora, io ne ho un paio da consigliare e uno è I Tre Moschettieri, perché vedo che lo conoscono tutti quanti, è uno dei classici più famosi in assoluto, però a quanto sembra non l'ha letto chissà quanta gente, perciò io quello ci tengo moltissimo a consigliarvelo perché sì, è un mattone, perché è un mattone, però è molto bello. L'ho letto un bel po' di anni fa, ancora all'inizio delle superiori, ma mi è piaciuto veramente tanto. E poi ci terrei a consigliarvi Ivano. Ho visto sempre in giro che è uno dei classici più odiati, pesante e tutto quanto, invece a me è piaciuto veramente tanto. È ambientato nel Medioevo, cavalieri, dame, cose, ed è una delle ambientazioni più belle che io abbia mai letto. A me è piaciuto veramente tanto, infatti l'ho regalato a un bel po' di persone, dalle quali poi ho ricevuto un feedback positivo, perciò nel senso, non credo che la mia migliore amica mi dica una bugia, perciò mi fido molto della sua opinione. E anche delle altre persone a cui l'ho regalato mi hanno dato un feedback molto positivo, perciò io ci tengo molto a consigliarvelo. Un altro classico che ho letto un bel po' di anni fa, ancora alle scuole medie, che però è un libro che secondo me vale la pena leggere, è Il giro del mondo in 80 giorni. Non so, non ne sento mai parlare ed è uno dei classici a cui sono più affezionata, anche perché è stato uno dei primi che ho letto e mi è piaciuto veramente tanto, mi ha divertito un sacco e ha delle ambientazioni veramente belle. Perciò questi sono i tre classici che ci terrei moltissimo a consigliarvi. In più vorrei aggiungere una domanda che mi è parso strano non esserci in questo tag ed è: qual è il vostro classico preferito in assoluto? Il mio è Anna Karenina, bellissimo, l'ho adorata dall'inizio alla fine, anche perché poi alla fine è molto tragico e se un libro è tragico a me piace. Ho qualche problema. Sì. Però
Però Anna Karenina è il mio classico preferito in assoluto e anche quello ci tengo a consigliarvelo molto, anche se è un mattone russo che spaventa, però è molto bello e dà una visione della Russia dell'inizio del Novecento che è veramente fatta bene, descritta magnificamente. Dà proprio l'idea della divisione di classi sociali, di quanto la gente viva male, di come fosse la società russa all'inizio del Novecento, prima della rivoluzione. È veramente fatto bene ed è il mio classico preferito in assoluto. E con questa domanda in più, noi ci salutiamo, spero che il video vi sia piaciuto. Scrivete qui sotto le vostre risposte a queste domande, siete taggati tutti quanti, in più su Instagram pubblicherò un post dove taggerò un bel po' di persone e se volete spulciare un pochino di più quello che faccio, in questo periodo dell'anno sto facendo il hashtag BookGrinch2017 perché non sono un amante del Natale e vorrei consigliare dei libri in questo periodo che non abbiano come tema il Natale, ma che comunque siano belli da leggere. E lo sto facendo su Instagram, perciò per non perdervelo, nell'info box vi lascio il link al mio profilo. Comunque, noi ci vediamo nel prossimo video, spero vi sia piaciuto, se è così lasciate un mi piace, e alla prossima. Ciao ciao!